Buon pomeriggio e bentrovati a questa prima edizione del TG6. In apertura la cronaca con la svolta nelle indagini sulla cruenta rapina subita in villa a Lanciano dai coniugi Carlo Martelli e Niva Bazan. La notte scorsa sono stati arrestati tre romeni ritenuti componenti della banda che ha legato e picchiato selvaggiamente marito e moglie. I tre sono stati condotti nel commissariato di Lanciano per essere interrogati. Sentiamo il servizio di Andrea Costantini. Presi mentre stavano tentando la fuga, sentendo oramai il fiato sul collo degli investigatori, sono stati arrestati nella scorsa notte tre cittadini romeni ritenuti essere parte della banda che nella notte tra sabato e domenica scorsi ha aggredito nella loro villa di località Carminello a Lanciano i coniugi Carlo Martelli e Niva Bazan. Sono stati catturati nelle campagne di Lanciano proprio quando cercavano di scappare. Avevano capito che il cerchio intorno a loro si stava stringendo, ma sono stati braccati e acciuffati per poi essere portati al commissariato di polizia di Lanciano per essere interrogati. Avevano con sé giubbini e soldi, probabilmente quelli prelevati con le carte di credito e bancomat della coppia e che sono dunque riconducibili al misfatto di alcuni giorni fa. Sempre al commissariato è stata portata con il carro attrezzi anche la macchina utilizzata dalla banda, una Golf Blu con targa romena. Le indagini portate avanti dai carabinieri hanno avuto una forte accelerazione nelle ultime ore, anche a seguito della testimonianza di un ambulante che nel settembre dello scorso anno subì una rapina con le medesime dinamiche. Gli occhi delle forze dell'ordine erano da tempo puntati su di loro per precedenti episodi, sempre consumati nel territorio frentano e sempre caratterizzati da una particolare cruenza. Polizia e carabinieri non si fermano. In queste ore è in corso un'operazione in corso Roma, a Lanciano, dove è stata circondata una palazzina nella quale abita una famiglia di romeni che potrebbe essere coinvolta nella rapina. Secondo una prima ricostruzione fatta dagli inquirenti, la banda che ha aggredito i coniugi Martelli era composta da quattro uomini, più un quinto rimasto all'esterno a fare da palo. Cercavano una cassaforte, che però in casa non c'era, e prima che i malviventi se ne convincessero, hanno legato e picchiato selvaggiamente il chirurgo Carlo Martelli e la moglie Niva Bazan, a cui è stato reciso il lobo dell'orecchio destro. Per placare la rabbia della banda, la coppia ha consegnato loro carte di credito e bancomat che hanno subito utilizzato per fare prelievi nella filiale UbiBanca in via per Fossa Cesia. Le immagini delle videocamere di sorveglianza sono state visionate dagli investigatori per ottenere ulteriori elementi utili alle indagini. Sugli arresti fatti nella notte si è espresso anche il vice premier e ministro dell'interno Matteo Salvini, che in un tweet ha scritto: "Coniugi massacrati a Lanciano, in manette tre romeni che stavano fuggendo con i soldi rubati. Grazie alle nostre forze dell'ordine, queste bestie devono marcire in galera. Tolleranza zero." Andiamo avanti con la cronaca e ci spostiamo nell'Aquilano. 8 stranieri, 7 marocchini e un macedone sono stati arrestati per spaccio di droga nel corso di una operazione condotta dalla squadra mobile del capoluogo di regione. L'operazione, chiamata dagli investigatori Piazze di Spaccio, ha riguardato, oltre al capoluogo, anche Avezzano. I provvedimenti restrittivi della libertà personale a carico degli 8 indagati sono stati emessi dal GIP di L'Aquila su richiesta della Procura della Repubblica. Sentiamo il servizio di Daniela Rosone. Avevano costruito delle vere e proprie piazze di spaccio ad Avezzano, ma soprattutto all'Aquila. L'operazione della squadra mobile ha portato all'arresto di 7 marocchini e di un cittadino macedone, 7 ai domiciliari per 1 obbligo di dimora. 77 gli episodi di spaccio accertati dagli investigatori. Venivano vendute quantità che variavano dagli 0,5 grammi sino ad arrivare, ma solo in un caso, a 15 grammi. 50 euro al grammo per un guadagno stimato di circa 10.000 euro. All'Aquila l'organizzazione spacciava nel parcheggio del centro commerciale Il Globo o nella piazza di Preturo. Non nominavano mai le parole cocaina nelle conversazioni telefoniche, ma parlavano di carne e birra da vendere. Avevano anche delle vendette. L'approvvigionamento con ogni probabilità avveniva nel mercato romano: studenti, professionisti, commercianti e imprenditori, fruitori. Gli episodi di spaccio più numerosi nel capoluogo di regione, anche se gli stranieri, tutti regolari, erano domiciliati ad Avezzano. Formalmente erano braccianti agricoli nel Fucino, ma le aziende, ha precisato il dirigente della mobile Tommaso Niglio, non erano assolutamente conniventi con l'organizzazione malavitosa. Un'indagine che si inserisce nel solco delle altre portate avanti dagli uomini e dalle donne della questura e della sezione antidroga diretta dal sostituto commissario Buccella.
Beh, abbiamo rilevato che questo gruppo di cittadini stranieri aveva impiantato nel capoluogo due piazze di spaccio, in particolare in due diverse parti della città, però allo stesso modo siamo riusciti comunque a debellare questo tipo di fenomeno. Era un fenomeno che stava diventando preoccupante perché gli spacci sono stati ripetuti nel corso del tempo, molto ripetuti. Beh, questo è il fenomeno che lo dice, abbiamo sequestrato nel corso di questo anno ingenti quantitativi che fanno ritenere che dall'Aquila anche possa irradiarsi nella provincia un fenomeno di distribuzione, quindi non è soltanto più una piazza dove viene venduta al dettaglio e quindi la droga arriva in piccole quantità. Il sequestro che è stato fatto nei primi mesi dell'anno di un chilo di cocaina lo testimonia. A Montesilvano sono tornati in azione i piromani in via Marmolada, messo a segno il terzo attentato incendiario ai danni della chiesa dei Santissimi Martiri nella zona dei Colli. Ingenti danni alla struttura in legno con l'intera navata centrale che è stata avvolta dalle fiamme che si sono poi propagate anche lungo tutto il lato destro dove sono presenti la sagrestia e la sala delle riunioni. Anche il tetto è crollato rendendo praticamente inagibile la struttura portante. Sentiamo l'intervista al sindaco di Montesilvano Francesco Maragno, che chiede anche un posto fisso di polizia, domanda reiterata in un incontro con il prefetto. Vediamo. È davvero raccapricciante quello che è successo nel giro di una settimana ben due volte. E io domenica insieme alla giunta sono andato a messa presso la parrocchia di via Marmolada proprio per rappresentare la vicinanza dell'amministrazione a tutta la comunità. E a tutta la comunità abbiamo dichiarato la nostra volontà di dare il nostro contributo per il recupero della parrocchia, per non darci vinti nei confronti del gesto davvero insano e folle di qualche mente deviata che davvero non si rende conto di quanto è importante un presidio come una parrocchia all'interno di una comunità importante come quella di via Marmolada. L'attenzione è massima, io stamattina sono stato anche a parlare col prefetto, ho parlato col comandante provinciale dei Carabinieri, nonché col comandante della compagnia dei Carabinieri di Montesilvano, perché io per primo, ma tutta la comunità montesilvanese, si aspetta un segnale forte per individuare il responsabile o i responsabili di questo gesto davvero che non merita nessun commento, perché si commenta davvero da solo. Più volte avete chiesto anche un posto fisso di polizia. Sì, continueremo a reclamare il posto fisso di polizia per quella che ormai nei numeri è la seconda città d'Abruzzo come presenze sul territorio, perché riteniamo che l'uomo in divisa è il deterrente maggiore e più importante nei confronti di chi vuole delinquere. Stamattina anche insieme al prefetto ne abbiamo parlato di questo e continueremo a lavorare affinché il ministero prima o poi ci conceda l'apertura di un posto fisso di polizia per andare a integrare e a rafforzare il lavoro eccezionale che hanno svolto in tutti questi anni i Carabinieri di Montesilvano. E vogliamo cercare di garantire al cittadino maggiore sicurezza, perché maggiore sicurezza significa maggiore tranquillità e più libertà di vivere il proprio territorio. Voltiamo pagina e ci spostiamo a Teramo, dove si tratta ad oltranza nella sede della provincia per salvare il posto di lavoro dei 53 dipendenti dell'Ipersimpli di Piano Daccio. La chiusura della sede teramana del supermercato è prevista per fine mese. Il sindaco Gian Guido D'Alberto intende convincere la proprietà a cedere la licenza commerciale per cercare di tutelare i livelli occupazionali. Ci dice tutto Tania Bonici Castelli. L'avvertenza Ipersimpli entra nel vivo. Trattative serrate a sostegno dei 53 dipendenti dello storico supermercato di Piano Daccio di Teramo, che a fine settembre chiuderà per sempre. I lavoratori, dei quali 39 sono donne e molti con invalidità, non verrebbero licenziati dalla proprietà, ma trasferiti in sede lontane anche a 190 km di distanza. Di fatto quasi nessuno accetterà. Gli unici due spiragli che si prospettano all'orizzonte restano la recente disponibilità data dal gruppo SMA a cedere la licenza, il che consentirebbe a qualcun altro di rilevare l'attività commerciale, e la possibilità di accedere alla cassa integrazione attraverso il decreto Genova per cessazione di attività. Il trasferimento è una reale alternativa per voi? Reale alternativa no,
No, perché comunque ci sono problemi molto seri che sono i costi di trasferimento. Consideriamo che per 55 km andata e ritorno 110, cominciamo a parlare di 400 euro al mese, 450, quindi uno stipendio medio di un part time, 850 euro, 8,90. Non ce la potremmo mai fare, portiamo a casa poco. E lei è tra le più fortunate? Io sono fortunata, mi sono comportata bene evidentemente, sono andata a finire a 55 km da casa. Purtroppo c'è gente, potete vedere dai cartelli, che è addirittura a 150 km, 190 km, ma noi parliamo di chilometri solo andata. Il nostro cartello, come potete vedere, è bifacciale, perché poi abbiamo un ritorno, dobbiamo tornare a casa. Quando cosa sperate? Allora, va bene, ieri si sono aperte un po' di situazioni, la cassa integrazione legata a questo decreto Genova e poi il nostro sindaco che sta lavorando al rilascio della licenza, ma a questo punto sono due alternative buone e speriamo che vadano a buon fine, soprattutto la licenza, perché comunque considerando che nella nostra regione le licenze sono bloccate fino al 2023. Quindi sarebbe una buona occasione, sì, poterla rilevare. Sarebbe una buona occasione, come patto sociale verremo legati a questa licenza e noi siamo pronti a tornare a lavorare domani mattina. Si tratterà ad oltranza, le lavoratrici e i lavoratori dell'Ipersimpli di Teramo sperano e combattono. Adesso a Chieti, dove continua lo scontro politico fra centrodestra e centrosinistra sul mancato trasferimento dei fondi al Teatro Marrucino, che rischia così la chiusura e di non mandare in scena la stagione teatrale del prossimo anno. Sabato Fabrizio Di Stefano ha organizzato una manifestazione di protesta, mentre il PD teatino difende l'operato della Regione Abruzzo e la delibera datata 8 di agosto che stanzia quasi 300.000 euro. Nel frattempo il presidente vicario della Regione Giovanni Logli assicura che nella prossima giunta sarà sbloccato il pagamento. Vediamo il servizio. E sul mancato trasferimento dei fondi regionali al Teatro Marrucino di Chieti e sulla sua possibile chiusura proprio nell'anno del bicentenario che si concentra la campagna elettorale e la polemica politica regionale. La conferenza stampa del sindaco di Chieti Umberto Di Primio assieme al presidente del CDA della deputazione Sicari che ha ventilato le sue dimissioni ha suscitato la reazione sdegnata del Partito Democratico di Chieti che difende l'operato della regione e ricorda la delibera che a agosto ha stanziato oltre 200.000 euro per il teatro teatino. Luigi Febo, consigliere comunale del PD, rilancia la palla nel campo del centrodestra chiamando in causa proprio il sindaco Di Primio e la sua amministrazione comunale. I soldi ci sono stati stanziati come promessa dall'organo politico l'8 di agosto, una delibera di giunta regionale in cui stanziavano 275 in una linea e altri 25 circa in un'altra linea, quindi 300.000 euro per la finalità specifica del bicentenario del Teatro Marrucino. La stagione del Marrucino a rischio? Ma io penso di no, la stagione del Marrucino da anni ormai vive una situazione di leggerezza, diciamo così, verso la città per le pochissime risorse che l'ente ci mette, perché io voglio sempre ricordare che Teatro Marrucino è una struttura dell'ente comune di Chieti, dove il comune ogni anno mette delle risorse minime. Attacca Di Primio anche Chiara Zappalorto, la città, dice la coordinatrice provinciale dei Democratici, non può permettersi un sindaco dimissionario. Di Primio chiarisca cosa vuole fare, continua la Zappalorto, che lancia un appello ai consiglieri di maggioranza. Chiedere loro di chiedere chiarezza nella loro maggioranza, perché una città come la nostra, che sta vivendo anche dei momenti particolari, delicati, per tanti motivi, non può avere un sindaco che per altri 10 giorni. È legato, diciamo, al destino di un sindaco per altri 10 giorni. Per il Teatro Marrucino servono circa 500.000 euro che attualmente non ci sono. La Lega con il coordinatore regionale Bellachioma attacca puntando il dito contro la noncuranza della regione. Si tratta dell'ennesima mossa programmata per declassare la città di Chieti, tuona Bellachioma. Gli fa eco Fabrizio Di Stefano che per sabato prossimo ha programmato una manifestazione di protesta. Il bilancio si fa a novembre e si attua dal 1° gennaio. Bisogna arrivare al 25 di settembre per chiedersi che fine hanno fatto quei soldi? E il PD ha fatto uno scempio di tutti i settori della nostra regione e
sulla cultura ha fatto disastri. Un tempo il PD si riempiva la bocca di la parola cultura. Oggi dica che cosa vuol fare, che cosa ha fatto e che cosa farà. Al più presto faccia uscire quelle risorse, se hanno fatto quella delibera ad agosto, penso che è ancora più vergognoso che dopo un mese non se ne abbia traccia. Avviato l'iter che porterà alla nascita ad Avezzano del nuovo ospedale dei Marsi nel 2024. Resta tuttavia il problema della carenza di personale nelle strutture ospedaliere del comprensorio marsicano. Se ne è parlato nei giorni scorsi in un incontro in comune tra il sindaco Gabriele De Angelis, il manager dell'ASL 1 Rinaldo Tordera e i sindacati. Ascoltiamo il primo cittadino di Avezzano. Parliamo invece di sanità, recentemente si è avuto un tavolo di confronto anche con la ASL 1, è stato rimarcato il fatto che entro il 2024, sia già una data e già questo è tanto, vi sarà la costruzione e l'edificazione del nuovo ospedale dei Marsi. La delibera della ASL di affidamento ovviamente dei lavori è ufficiale, tutto sta procedendo bene, speditamente? Sì, sta procedendo tutto quanto bene, secondo un cronoprogramma che avevamo conosciuto, avevamo concordato dall'inizio, senza troppi clamori, lavorando sempre molto alacremente e con basso profilo, come piace fare a questa amministrazione. Sono stati esperiti anche i bandi per i primariati, adesso inizieremo subito con quel primario del pronto soccorso. Ricordo che sono stati investiti circa 3 milioni e mezzo di euro per gli aggiustamenti nell'attuale struttura, che comunque tanto ha dato ed è consumata, ma abbiamo fatto investire alla ASL lì dove era possibile, insomma, investire per ottimizzare i servizi. Adesso rimane il problema atavico del personale, qui stanno lavorando e stiamo lavorando per poter allargare un po' di più le maglie della questa legge che impone, insomma, un turnover che è molto molto stretto, però le cose si fanno, a mio avviso, lavorando, ecco, in silenzio, a volte senza fare troppi clamori, no vetrine, ma lavoro e concretamente si possono ottenere risultati forse migliori. Per concludere, è proprio il problema della carenza di personale che lei avrebbe voluto, diciamo, sollevare all'assessore regionale alla sanità Silvio Palucci. Ecco, in questa problematica la regione adesso a fine legislatura che cosa può fare? Ma non penso che possa fare molto, è vero, sarebbe dovuto venire qui l'assessore Paolucci, poi per problemi personali non è venuto e me ne dispiaccio di questo, ma penso che saranno argomenti che tratteremo adesso con la prossima legislatura regionale. Ormai a questo punto penso che sia inevitabile spostare tutto da febbraio in poi. Adesso una notizia che riguarda le mense di Pescara, mentre è attesa in giornata la decisione della Serenissima Ristorazione rispetto all'interpello del Comune di Pescara per capire se sarà la terza classificata nel bando vinto dalla Cirfood Bioristoro a prendere proprio il posto dell'ATI dopo i problemi ai 200 bambini di Pescara intossicati i primi di giugno. Nel frattempo il Consiglio Comunale odierno ha approvato un ordine del giorno in cui invita il Sindaco, la Giunta Comunale e gli uffici competenti e garantire in via d'urgenza l'avvio del servizio di refezione scolastica e di conseguenza del tempo pieno, contemperando tale primaria esigenza, si legge nell'ordine del giorno, con la più ampia tutela possibile del dato occupazionale. Poi a sollecitare la dirigenza degli istituti scolastici a regolamentare la possibilità di fruizione del pasto da casa come servizio supplementare a quello ordinario di refezione scolastica e ancora di avviare sollecitamente, comunque entro il mese di settembre, le procedure di iscrizione degli utenti al servizio mense. Ed ora proseguiamo con il nostro giornale. Riunione in prefettura ad Isernia per l'emergenza determinata dalla chiusura del viadotto sul Sente che collega l'Alto Abruzzo e l'Alto Molise. Non si possono raggiungere né l'ospedale né le scuole di Agnone. La protesta è arrivata in particolare dai sindaci dei comuni dell'Alto Vastese, i più penalizzati. Sentiamo il servizio di Enzo Di Gaetano.
Vertice d'emergenza alla prefettura di Isernia per risolvere il problema della chiusura del viadotto Sente, che di fatto ha isolato tutti i comuni dell'Alto Vastese in provincia di Chieti, impossibilitati a raggiungere ospedale, scuole di Agnone. In sostanza qualche migliaio di persone rimaste tagliate fuori dal mondo. Cosa fare? Se ne è parlato in prefettura a Isernia, in una riunione allargata ai sindaci delle province di Chieti e Isernia, ai due prefetti e ai due presidenti, insomma, quasi un'assemblea plenaria per trovare una via d'uscita. Ascoltiamo Felice Magnacca, sindaco di Castiglione Messer Marino, Filippo Stampone, sindaco di Fraine, e Lorenzo Marcovecchio, sindaco di Agnone. Stiamo attraversando una situazione molto difficile per la viabilità provinciale. Qui la chiusura del Ponte Sente per noi rappresenta una grave perdita per la comunità, non solo per Castiglione ma anche con Agnone, perché Agnone oggi è il punto più di ritrovo per tutti i castiglionesi. Oltre che le attività commerciali, ci sono vari servizi, tra i quali l'ospedale e l'istruzione secondaria superiore, che è dove molti ragazzi di Castiglione frequentano. Oggi è impossibile fare un percorso alternativo perché richiederebbe circa un'ora e dieci di viaggio. Quindi noi chiediamo, facciamo appello oggi, soprattutto a questo tavolo, affinché si trovino le risorse necessarie per garantire un passaggio regolare sulla ex statale 86. Purtroppo con la nuova chiusura del Ponte Sente i nostri problemi sono aumentati a dismisura, perché già avevamo dei problemi con il collegamento sulla SP162 tra Fraine e Castiglione, e già era problematico prima arrivare ad Agnone. Adesso con la nuova chiusura che è stata prevista per il Ponte Sente ci complica ancora di più la strada per arrivare ad Agnone, perché se prima con 20-30 minuti arriviamo a Agnone, adesso i tempi sono limitati, arriviamo a 40-45 minuti. E per noi, lo stiamo vivendo quotidianamente, rappresenta un'opera di livello strategico assolutamente importante, anche per quanto riguarda l'economia dei vari centri, non solo di Agnone ma di Castiglione, di Schiavi, di Fraine e di tutti quei comuni con i quali abbiamo costituito un tavolo unico permanente con il comune di Agnone capofila per cercare di risolvere un pochettino quelle che sono le emergenze. In quest'ottica la riunione di oggi è anche finalizzata a consentire un pochettino il transito sulla ex SS86, oggi divenuta provinciale, a quegli autobus magari un pochettino più piccoli. Parliamo di un peso sulle 7 tonnellate e mezzo, che consentirebbe così ai pendolari che vengono dal fronte, dal versante abruzzese, di poter raggiungere il centro di Agnone senza effettuare un vero e proprio viaggio della speranza, passando come attualmente è da Schiavi, poi riscendendo per le varie frazioni e prendendo la Fondovalle, un viaggio che dura 1 ora e 40 ed è improponibile per tutti. Cambiamo argomento, il gruppo Amadori effettuerà ulteriori investimenti in Abruzzo per incrementare la sua presenza sul territorio regionale. Ad oggi Amadori impiega circa 2200 dipendenti. Paolo Renzetti. Il gruppo alimentare Amadori punta sempre più sull'Abruzzo, con un ulteriore sviluppo non solo nel sito principale di Mociano Sant'Angelo ma anche negli stabilimenti di Controguerra, Castellalto e Fossa Cesia. Come hanno spiegato nell'incontro con la stampa la corporate image Francesca Amadori ed il direttore generale Francesco Berti, l'azienda romagnola fra i più grandi gruppi alimentari del paese e che nel 2019 taglierà il traguardo dei 50 anni di vita, mira a crescere e ad espandersi grazie al lavoro che nella nostra regione svolgono 2200 dipendenti. Previsti dall'azienda romagnola investimenti in Abruzzo per oltre 36 milioni di euro fino al 2022. Tra le priorità l'accrescimento dell'automazione, l'incremento degli spazi produttivi, l'aggiornamento degli impianti, investimenti sul welfare e investimenti sul parco allevamenti. Siamo arrivati negli anni 80, erano anni in cui siamo partiti da zero, abbiamo costruito la nostra filiera integrata, quindi siamo partiti dagli allevamenti per arrivare alle sedi di trasformazione alimentare e poi alla consegna del prodotto finito. Oggi con un nuovo piano di investimenti continuiamo a segnare la nostra presenza in Abruzzo. Sono più di 2200 i lavoratori impiegati nella nostra filiera in Abruzzo, e questo per noi è molto importante, il fatto che questo secondo polo di importanza nel gruppo si inserisce perfettamente nella filiera integrata Amadori. Questa è una delle più grandi realtà agroalimentari del nostro paese Italia, e però è ancora un'azienda familiare, quindi
quindi a partire da Francesco Amadori oggi si susseguono anche le nuove generazioni. Ovviamente i numeri parlano chiaro, oggi noi abbiamo bisogno di nuove competenze, manager, quindi è diventata anche un'azienda fortemente managerializzata con know-how specifici importanti, quindi è un'azienda di professionisti, però ecco, c'è ancora la passione della famiglia Amadori. Amadori punta molto sulla nostra regione, sull'Abruzzo, non solo sul sito di Mosciano Sant'Angelo. Assolutamente sì, come dicevo abbiamo anche un altro sito di trasformazione carni, altrettanto importante come Mosciano, e abbiamo una serie di siti di preparazione e allevamento dei nostri animali che sono sparsi per l'intera regione, assolutamente sì, per cui confermiamo l'interesse e gli investimenti nei prossimi anni in Regione Abruzzo. Ovviamente gli investimenti portano occupazione, portano il miglioramento fondamentalmente negli ambienti di lavoro e portano assunzione di nuove persone. Siamo 2200 qui in Abruzzo a livello di dipendenti, per cui il numero è sicuramente significativo e ovviamente puntiamo ad accrescerlo. La Fondazione Carispac torna in centro nella sua sede istituzionale in un palazzo storico ritrovato grazie ad una sapiente opera di restauro. Vediamo. La Fondazione Cassa di Risparmio della provincia dell'Aquila torna nella sua sede istituzionale a Palazzo dei Combattenti. Una cerimonia di inaugurazione molto partecipata ha salutato il rientro dell'istituzione nel centro storico dell'Aquila. È stato fatto un gran lavoro sia dai progettisti che dall'impresa che da tutti coloro i quali hanno collaborato per la ricostruzione di questo palazzo, che è uno dei più significativi esempi dell'architettura degli anni 30 e fa parte di quella porzione di città che ricomprende gli impianti sportivi, la Fontana Luminosa e questa cosiddetta porta del XX secolo o porta nord del centro storico. La ritrovata sede ospiterà anche gli uffici di FondaQ, la società strumentale della fondazione, presieduta da Domenico Taglieri. Il palazzo, ex casa del combattente, danneggiato dal sisma del 2009, ha subito un intervento durato circa 2 anni che ne ha mantenuto il più possibile inalterata l'immagine storica originaria, gli elementi architettonici caratterizzanti dell'edificio, provvedendo al contempo ad un adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale. Meglio conosciuto come Palazzo dei Combattenti, l'edificio fu progettato da Achille Pintonello nel 1933 e si inserisce nell'ambito del progetto della Grande Aquila. Un giorno di festa, i palazzi ritrovati rappresentano comunque per la città un ritorno alla normalità. Pagina dello sport adesso, iniziamo dalla Serie B e dal momento magico del Pescara che ieri nel turno infrasettimanale ha battuto il Crotone per 2-1. Vediamo. Il miglior avvio di campionato degli ultimi 5 lustri, anche meglio del Pescara di Zdenek Zeman. Dopo 450 minuti di campionato, il Delfino è secondo in classifica, è ancora imbattuto e pur rimanendo con i piedi per terra è giusto che i tifosi sognino. La vittoria con i calabresi è una vittoria di sostanza che vale tanto per morale e classifica. La strada sembra davvero quella giusta, ma il campionato di Serie B è davvero lungo e difficile. Mini turnover di Pillon, che con 3 gare in 9 giorni cambia ancora delle pedine nell'11 titolare, ma anche questa volta le scelte del tecnico di Preganziol saranno premiate dal risultato. In difesa si rivedono Balzano e Ugo Campagnaro, mentre a centrocampo ritorna Macin, e in attacco a sorpresa Mancuso gioca punta centrale con Marras e Antonucci. Nutrita la pattuglia degli ex in casa calabrese, oltre al tecnico Giovanni Stroppa ci sono Benali, Stojan e Martella, però assente al pari di Sampirisi, Barberis e Figliuzzi. In porta per il Crotone c'è festa con il titolare Cordaz non al meglio e che siede in panchina. Serata frizzante all'Adriatico con temperatura autunnale, 7.000 spettatori sugli spalti, dirige l'esperto Nasca di Bari. Prime battute di gara con il Pescara che al quarto reclama un rigore con il tocco con la mano di Budimir in area calabrese su rovesciata ravvicinata di Marras e con il fischietto pugliese che con ampi gesti lascia proseguire. La risposta calabrese affidata al decimo a Stojan che incorna di un soffio alto. Passano 90 secondi e Faraoni con un missile dai 25 metri sfiora il palo. Si lascia preferire nel palleggio la squadra di Stroppa che con una difesa molto alta fa finire spesso in offside gli attaccanti biancazzurri, così come nella gara con il Foggia. Il Delfino solo inizialmente fatica a proporsi con efficacia dalle parti del
portiere calabrese, fino al 19esimo però, quando dopo un pallone perso dal Crotone Mancuso si impossessa della sfera e con un tiro dal limite di destro fa secco festa per il vantaggio biancazzurro che fa esultare il popolo adriatico. Per l'attaccante milanese il secondo gol della stagione dopo quello di Cremona. Il Pescara riesce ad avere qualche spazio in più, ma Brugman e compagni evitano di scoprirsi per non rischiare in contropiede. Il gioco resta equilibrato con poche emozioni e con i biancazzurri molto compatti. Si arriva così senza grandi sussulti all'intervallo con il vantaggio di misura dei ragazzi di Giuseppe Pillon. Nella ripresa pronti via e gol incredibile degli ospiti con l'ex Ben Ali che vede Fiorillo fuori dai pali e da 60 metri lo supera per l'1-1. Gelo sullo stadio adriatico, ma solo per qualche attimo, visto che al nono Mancuso in area calabrese con una conclusione violentissima fa 2-1 facendo esplodere di nuovo la curva nord, dove il bomber biancazzurro va ad esultare con tutti i suoi compagni. Grande prodezza del giocatore di origine milanese che sale a quota 3 nella classifica marcatori. È lui il re dei bomber in casa Pescara. Il Pescara cerca di approfittare degli spazi che inevitabilmente i rossoblu sono costretti a concedere, anche se l'11 di Stroppa resta in partita ricominciando ad attaccare, e con il tecnico ospite che manda in campo Nalini per Roden. Sul terreno di gioco gli ospiti premono con Pillon che alla mezz'ora spedisce in campo Ciofani per Balzano. Alla mezz'ora ci prova ancora l'avvelenato ex Ben Ali con la palla che finisce al lato. Poco dopo arriva anche il turno di Crecco che sostituisce Antonucci per l'ex laziale e il debutto assoluto in maglia biancazzurra in campionato. Il tecnico pescarese si affida così ad un giocatore più di copertura, cercando così di conservare il vantaggio al cospetto di un Crotone proteso in avanti e che rischia però al 36esimo quando Marras fallisce il 3-1 scaricando su Festa prima del controllo difettoso di Mancuso in area. Stroppa si affida alla fine anche a Simi per Cuomo. Con 3.5 il Crotone tenta il tutto per tutto e con Pillon che risponde con la difesa 5 e per rotta per Marras. Nasca segna 4 minuti di recupero che sembrano non finire mai con tanta sofferenza ed il boato liberatorio al 94esimo dei 7.000 dell'Adriatico che iniziano ora davvero a sognare. E oggi si gioca in Serie C in campo il Teramo nel pomeriggio alle 18.30, così come quasi tutte le altre partite della terza giornata del girone B. Teramo, come detto, in campo nello stadio dell'Imolese, il Romeo Galli, dove nel 2002 conquistò una promozione in C1. Tra gli emiliani spazio dal primo minuto per gli ex Carraro e Valentini. L'Imolese neopromossa ha pareggiato in casa con la Binoleffe e poi ha espugnato in rimonta il campo della Giana Erminio. Nel Teramo assente Proietti oltre a Mantini e Gomis. Davanti all'estremo Lewandowski, il tecnico Zichela confermerà Caidi, Speranza e Mastrilli. Ballottaggio a destra fra Ventola che è favorito e Fiordaliso. A centrocampo con Spighi ci saranno De Grazia al posto di Proietti e Persia che dovrebbe essere preferito in regia a Ranieri. Inserimento di Zecca nel tridente con Bacio Terracino e Di Renzo centravanti. Direzione di gara affidata a Enrico Maggio della sezione di Lodi. Ora andiamo a vedere le schermate della giornata di Serie D, perché oggi scende in campo anche il campionato nazionale dilettanti. Allora andiamo a vedere, questa è la terza giornata del girone F: Avezzano Castelfidardo, Forlì Pineto, Francavilla Montegiorgio, Jesina Savignanese, Matelica Cesena, Agnonese Notaresco, Recanatese Isernia, San Maurese Giulianova, San Giustese Vastese e Sant'Arcangelo Campobasso. Questo il menu di giornata. Possiamo chiudere questa edizione del telegiornale. Prima però vi ricordo l'appuntamento fra poco con Diretta Stadio con Andrea Costantini per seguire le evoluzioni delle partite di Serie D, e poi ci sarà in serata spazio anche per l'Abruzzo del pallone per andare a vedere anche che cosa è accaduto nel match del Teramo e tornare ovviamente sulle gare disputate nel girone F di Serie D. È davvero tutto, grazie ancora per l'attenzione e buona giornata.